ritorno, trasparenza che la presiderete in trasferta di Ace Marina, la Torre Casamona, e Torre Casamona risalente al 1540 circa, e come la vedete ancora resiste, ma purtroppo è indebolita fortemente in due punti, crepata, e va recuperata e tutelata. Nulla, è una traccia storica di Riace che va ripresa perché darà la possibilità di avere un appiglio storico da poter valorizzare e poter dare un'identità a questa terra ricca di storia, ricca di cultura. E da parte nostra, Trasparenza Calabrese Rete col blog ha fatto quello che poteva e doveva fare, il dovere di segnalare e denunciare l'incuria e l'abbandono di questi beni storici che abbiamo, che dobbiamo tutelare sempre meglio. E la prima tutela di tutto questo è recuperarla. Questa va recuperata, questa Torre Casamona va recuperata. Non ci saranno grosse spese, poi i tecnici e gli esperti valuteranno il da farsi, ma dal 19 di marzo del 2018, dopo la prima denuncia che abbiamo portato alla stampa e alle TV, non c'è stata nessun tipo di reazione fattiva sul territorio. Soltanto un convegno in Roccellette di Borgia, dove si stava pianificando di recuperare diverse torri sulla costa ionica tirrenica e null'altro. Da parte nostra invitiamo cortesemente chi gestisce i beni archeologici in Calabria e nella provincia di Reggio Calabria di venire a relazionare, a fare un'ispezione e poter iniziare un percorso di recupero. L'unica cosa è recuperarla. Siamo ancora in tempo. Abbiamo fatto delle foto che poi pubblicheremo sul blog e sui siti dove si vede chiaramente ancora che c'è tempo per poterla recuperare. Non la facciamo diventare un rudere anonimo, perché questa torre Casamona è un'identità, è una traccia storica di Riace, della Calabria e della costa ionica. Vi ringraziamo, siamo stati in questa bellissima domenica a Riace a goderci questo territorio, questo paesaggio e a stare vicino alla nostra storia. Ricordiamoci sempre, non lasciamo la storia e tuteliamola e valorizziamola. È il nostro compito da cittadini calabresi e da italiani è rafforzare la storia che abbiamo e portarla sempre verso il positivo, verso gli investimenti per i giovani, e poi non ci lamentiamo che i nostri giovani scappano via da questa terra, siamo noi a poterli farli scappare, non tutelando. Oggi noi ci siamo, noi diciamo recuperiamola. È importante. Da Riace un altro saluto e vi auguriamo un buon Natale e buone feste a tutti, con la speranza che Babbo Natale con questi giubbetti rossi ci veda e dica recuperiamola. Grazie, Trasparenza Calabrese Rete, buon Natale.